In questo video parliamo di alimentazione, vediamo assieme 8 consigli che mi sento di darti per dimagrire o comunque cercare appunto di tenere quello che è peso forma. E il peso forma è sicuramente molto importante per avere sempre delle ottime prestazioni, per correre bene in gara, per sentirsi bene. E se siamo in sovrappeso e se vogliamo correre più forte, è sicuramente molto importante anche dimagrire. Quindi iniziamo subito col consiglio numero 1, che è quello di praticare il digiuno intermittente. Il digiuno intermittente è una pratica alimentare che non ti dice niente di cosa mangiare, ti dice solo quando mangiare, appunto di fare una pausa, un digiuno di almeno 14-16 ore. La cosa migliore è fare l'ultima cena, diciamo serale, un po' presto, quindi diciamo magari alle 6, alle 7. So che in Italia è una cosa spesso un po' vista un po' strana, comunque dovremmo abituarci a mangiare un po' prima, perché mangiare alle 8, alle 9, alle 10 di sera è diciamo una cosa abbastanza deleteria per il nostro organismo, soprattutto se la sera ci mettiamo poi i carboidrati. Quindi la cosa migliore da fare è cercare di abituarsi a mangiare un po' prima, quindi alle 6 o alle 7, e poi fare la colazione magari un po' più tardi. Se abbiamo mangiato la cena alle 6, possiamo magari fare colazione alle 8, ancora meglio alle 9 o alle 10, e così via. Quindi avere una pausa di almeno 14 ore, ripeto, meglio 16 ore. Se poi riesci a fare 18 ore, ancora meglio. E fare, praticare il digiuno intermittente almeno 1, 2, 3, 4 volte, anche magari tutti i giorni, perché no? Io cerco di praticarlo tutti i giorni. Io comunque abito in Germania, dove comunque si mangia quando mangio le galline, quindi mangiamo alle 5, alle 6, io a volte mangio anche la sera alle 4, lo so, è un po' strano, comunque è così. E ti posso dire che mi sento bene. La cosa bella è che vai a dormire nello stomaco vuoto, e questo è molto importante per tante ragioni che ti invito a guardare appunto quello che è il mio video sul digiuno intermittente, per poi capire un pochettino il tutto. Il consiglio numero 2 è quello di smettere di mangiare ancora prima di essere sazio. Il segnale di sazietà dallo stomaco al cervello si impiega dai 5 ai 10 minuti. Quindi quando tu mangi e ti senti sazio, con la panza piena, sei già sazio da tanto, quindi quello che devi fare è mangiare. Quando ti rendi conto di aver già mangiato abbastanza, smetti. Quindi smetti magari per 5-10 minuti. Se hai ancora fame, dopo allora continui a mangiare. Se molto probabilmente ti senti sazio, allora smetti di mangiare. Un terzo consiglio è quello di mangiare qualcosa che sia lungo da masticare prima del pranzo, che possono essere delle carote, del sedano e anche dell'insalata, qualcosa che tu devi masticare, perché se continuiamo a masticare, alla fine abbiamo, diciamo, ci stanchiamo di masticare, e questo ci fa passare sicuramente un po' la fame. Un quarto consiglio è: prima di metterti a tavola, bere un bicchiere d'acqua e mangiare delle bucce di agrumi, che può essere di buccia d'arancia, buccia di pompelmo, anche buccia di limone. La buccia degli agrumi è assolutamente molto commestibile, mi raccomando. Se mangi la buccia, cerca di mangiare delle bucce biologiche per evitare di mangiare poi dei pesticidi. La cosa importante delle bucce di agrumi è che nelle bucce di agrumi ci sono le pectine, e le pectine sono delle molecole assolutamente fantastiche che si impregnano di acqua e diventano gel. Quindi nello stomaco, con l'acqua, riempiranno lo stomaco e ci faranno passare la fame. Le pasticche che vedi, che si comprano in farmacia a caro prezzo per dimagrire, sono appunto fatte con le pectine. Se tu prendi una di queste pasticche, la metti nell'acqua, si trasforma in gelatina. La stessa cosa la puoi ottenere a costo zero mangiando le bucce degli agrumi. Consiglio numero 5 è quello di eliminare, o comunque ridurre al minimo, lo zucchero, sia lo zucchero nel caffè, comunque anche tutto lo zucchero nascosto degli alimenti che vai a comprare sul mercato confezionati, che comunque ti consiglio di evitare il più possibile. Mangiare cose sane che ci dà la natura direttamente, non le cose liofilizzate che si comprano al supermercato, che sono piene di zuccheri, sali, glutamato e appunto cagate varie. Detto questo, sicuramente anche magari mangiare meno biscotti, mangiare meno dolci. Lo zucchero, se vogliamo dimagrire, se vogliamo stare bene, se vogliamo mantenere il nostro peso forma, dobbiamo ridurlo al minimo, e di questo ne giocherà sicuramente anche la nostra salute. Consiglio numero 6: fare la stessa cosa con il sale, ridurre al minimo il sale. Quindi cominciamo a evitare di mettere il sale sull'insalata e sugli alimenti. Mangiamo l'insalata senza sale, così sentiamo il gusto del sale, i pomodori senza sale. Se no, senti il gusto del sale, non senti il gusto delle verdure.
Se hai difficoltà, magari se all'inizio, magari quando togli lo zucchero o il sale, le cose ti sembrano un po' male o insipite, continua per almeno una, due, tre settimane. Poi vedrai che il tuo palato, il tuo gusto si adatta e comincerai a sentire i gusti che prima non sentivi più. Quindi questo se abusavi di zucchero e di sale. Quindi noi possiamo regolare il nostro palato, basta veramente poco, bastano due o tre settimane e poi se elimini lo zucchero, elimini il sale, le cose comincerai a sentire i gusti e sicuramente ne gioverà sia la tua salute che poi il tuo peso. Consiglio numero 7, il mio consiglio spassionato è quello di ridurre o ancora meglio eliminare l'alcol. Per tantissime ragioni l'alcol è, come sappiamo, una droga che soprattutto va ad attaccare un po' tutto il corpo, ma soprattutto il nostro sistema nervoso, e se noi vogliamo correre veloce il nostro sistema nervoso deve essere bello sano e bello reattivo. Quindi cerchiamo di eliminare questo che è un veleno, che è una droga. Oltretutto l'alcol ha calorie vuote, nel senso che sono solo calorie, non sono né vitamine né proteine né sali minerali. Nell'alcol ci sono solamente calorie vuote, quindi capisci che se eliminiamo l'alcol eliminiamo tantissime calorie vuote. Il consiglio numero 8 è nel caso in cui tu dicessi sì, quando vado a fare l'aperitivo io mi prendo le patatine e me le mangio, tanto comunque sono patate, cosa vuoi che sia. Le patatine fritte, tanti studi dimostrano che le patatine fritte sono le cose che più al mondo, più di tutto, fanno ingrassare. E oltre a farci male, perché sono veramente delle schifezze, se vuoi mangiare qualcosa di all'aperitivo, piuttosto mangiati le noccioline, magari cerca di togliere il sale o mangia qualcos'altro, ma le patatine fritte sono veramente la cosa peggiore che tu possa mangiare ad un aperitivo, comunque direi veramente in generale. Quindi il mio consiglio spassionato è lascia stare le patatine lì dove sono, ed eliminare le patatine sicuramente fa bene anche alla tua salute. Questi erano i miei 8 consigli per dimagrire e non mi resta che augurarti buon appetito e mi raccomando sempre a casa.